quando mi ero fatto quella genialata di tornare giù alle 10 di sera perché ho perso la funivia, che ero sulla a Piana Lunga. Questa la metto, C'erano. Ho attraversato un gruppo di stambecchi, ma gli stambecchi sono tranquilli. In discesa, quando ho attraversato il gruppo di mucche, che mi sono avvicinato a un vitello, la capobranco mi ha fatto fare 100 metri di corsa in salita. È partita lei. Simpatica. Minchia. Erano già le 9:30, era ancora a 2005, dovevo ancora scendere giù. Ha deciso di farmi fare 100 metri di corsa in salita. Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi passeggiatina con Fede. Ciao. Tanto una mosca mi stava succhiando l'anima sul braccio. E Fede non l'avete mai visto sul canale. Era un po' che non ci vedevamo per una bella uscita. E l'ultima volta avevamo fatto il turlo. Il collo del turlo da Lagna. È passato un bel po'. Troppo, sì. Un par d'anni. Oggi invece siamo nella fantastica Valsorba. Qua io non c'ero mai stato, Federico mi ha portato qui. Veramente un posto fantastico. Oggi vogliamo fare una semplice sgambettata perché su c'è ancora neve, quindi arriviamo dove possiamo, non siamo attrezzati, vogliamo fare giusto una camminata, penso che saremo intorno agli 800 metri di dislivello al massimo, vediamo se riusciamo ad arrivare all'Alpetoso, mangiamo una cosetta lì e poi scendiamo, una gita tranquilla. Spiegava Federico che questa valle è anche un luogo di interesse storico, in quanto sono segnalate appunto queste carbonare o forni in cui facevano la calce tempo fa. E un po' com'è che risolvevano i problemi qui in passato? Quando c'erano dei litigi in paese si andava a discutere vicino a un forno della calce e poi uno dei due ci finiva dentro per sbaglio. Una volta che rimanzavano solo le ossa si facevano scoprire nel fiore. Vecchi metodi. I sani metodi di una volta. Qui si vede benissimo la sabbia che è venuta giù con le scorse nevicate, la famosa sabbia del Sahara che è arrivata fin sulle Alpi.
l'ultimo pezzo di ravanata. Poi dietro quella cunetta ci dovrebbe essere il nostro punto di arrivo. Praticamente qua stiamo camminando su una piccola valanga e diciamo che la combinazione grandi nevicate, grandi accumuli e temperature elevate provoca questo. Quindi quando si va in ambiente nevato bisogna guardare attentamente. Qui è già venuto tutto giù e siamo abbastanza tranquilli. Provando a raggiungere l'Alpetoso, adesso non manca moltissimo, in realtà circa 600-700 metri lineari con neanche 100 metri di dislivello, solo che siamo in un punto dove la neve è molto alta, sul sentiero non si può passare perché costeggia il torrente e lì la neve è troppo debole, rischieremo di finirci dentro, quindi stiamo facendo un traverso mantenendoci più alti. Il problema è che qua la neve è alta e ovviamente si affonda, dato che è neve molto morbida. Adesso vediamo, valutiamo la fattibilità e per adesso sembra che si possa procedere. Niente ragazzi, eravamo vicini alla meta ma purtroppo si affonda troppo e la neve comunque è molle, non tiene, giustamente, e andiamo giù con le gambe, quindi il rischio di prendersi una storta o comunque girarsi una gamba diventa maggiore, non conviene andare oltre, quindi torniamo giù. A volte bisogna saper rinunciare. Adesso torniamo e ci fermiamo al primo punto d'appoggio disponibile, che già è in vista. Eccoci qua, siamo arrivati al punto d'appoggio e che questo è un alpeggio dove in estate ci sono le capre, a giudicare da tanta sì, cacca sì, sì, c'è a terra, direi proprio capre. Adesso cerchiamo un posticino. Siamo arrivati, adesso ci cuciniamo qualcosa. Fede si cucina qualcosa, io c'ho un panino. Fede invece fa il professionista con cabustina. Liofilizzata, delle marciate. Adesso vediamo. Assaggiamolo, questo è rice and chicken curry. No, è buono, è buono. No, a me non dispiacciono questi sabori. Ma te dirò, quelli del Decathlon non sono neanche male, perché io tempo fa mangiavo quelli della Track and Eat e mi facevano scorreggiare l'inferno. Niente, qua abbiamo una bella vista, ragazzi. Non sarà il nostro punto d'arrivo che avevamo stabilito, ma che poi non è lontano, è qui, molto vicino. Solo che come dicevamo prima, meglio rinunciare in alcuni casi. E da qui abbiamo ugualmente una grandiosa vista. Ci rilassiamo e poi con calma torniamo giù. Ma proprio delle cattive persone, manco un salamino o formaggio sto giro. No, sì, guarda, ma ci stavo pensando prima, cioè sono venuto su ieri, non ho comprato niente. Io ho detto, ho fatto lo zaino proprio in fretta. Già è tanto che sono riuscito a avere una domenica libera. Prometti di regalarmi emozioni.
Ed eccoci qua sulla via del ritorno. Abbiamo mangiato un bel paninazzo. Fede aveva la sua razione liofilizzata, caffettino e via. Siamo anche goduti una piccola svalangata su in lontananza e siamo pronti per la ripartenza. Eccoci qui, quasi arrivati all'auto. È stata una giornata fantastica, ci siamo anche scottati, direi. Paghiamo pegno per non aver messo la crema solare, ai ai ai. E che dire, Fede, quando ci vediamo? Bella giornata. Alla prossima? Molto presto, direi. Ah vabbè, perché lui non segue tanto il mio canale. Via, alla prossima avventura. Alla prossima avventura, scusate ragazzi, non sono uso qua. Grande. Ah, te la pena, amore.